Il progetto Data Lab è dedicato a tutti i neolaureati di tutte le aree disciplinari ed ha come obiettivo quello di creare la piena consapevolezza delle potenzialità dei big data e le relative applicazioni all'interno delle realtà aziendali. Lavorando in Cineca, noi siamo sia creatori che analizzatori di big data che riescono a dare informazioni a noi e ai ricercatori che assistiamo in tutti i campi di ricerca e quindi ci permettono di scoprire le nuove frontiere della scienza. Ma allora, sicuramente la nostra esperienza, che è quella di AST, la società consultiva dell'Emilia Romagna, ci viene sicuramente da dire che i big data sono al centro di quella che vogliamo costruire in Emilia Romagna come economia digitale. E la regione Emilia Romagna vuole investire in questo ambito, sta già investendo ormai da diversi anni e al centro di tutto questo discorso sono ovviamente le competenze, perché sappiamo che l'innovazione tecnologico-digitale è in continua evoluzione e sappiamo che per rimanere al passo di questa continua evoluzione è necessario che ci siano persone con competenze in grado di gestire in particolare in questo caso Big Data. Quindi è come dire all'hardware delle infrastrutture tecniche, tecnologiche, dobbiamo affiancare il software delle persone, cosa che stiamo facendo con questo corso. Oggi Big Data ha un ruolo fondamentale per le aziende. Quando parlo di Big Data nel mio settore mi riferisco a tutte le conversazioni che provengono dal web e dai principali social network. I principali social network utilizzati sono Facebook, Twitter e Instagram qui in Italia. Anche i blog però hanno un'importanza altissima perché tutte le opinioni vengono proprio espresse sul blog. Tutte queste informazioni che possono essere che sono sul web possono essere analizzate per far sì che i brand possano capire cosa si dice di un proprio prodotto, dei prodotti dei competitor, capire i gusti degli utenti e riuscire a targetizzare un proprio pubblico. Ogni 60 secondi ci sono davvero una miriade di informazioni che possono essere analizzate. Oggi anche le aziende più piccole dovrebbero poter analizzare questi dati. In base alla mia esperienza, i Big Data forniscono possibilità di analizzare i dati che abbiamo, non limitandosi solo ai dati che stiamo analizzando, ma alla totalità di dati, anche con una visione a quei dati che eterogenei, che riguardano appunto la definizione vera dei Big Data, ovvero che non sono limitati a un volume di dati, ma anche una varietà e a una velocità di acquisizione del dato, permettendo di ottenere una conoscenza sul proprio azienda, del proprio ambito di lavoro a 360 gradi. Il valore dei big data attualmente è la conoscenza che questi possono portare a chi li sta analizzando e quindi a scoprire sempre nuove informazioni e a prendere decisioni. Naturalmente andando avanti con il tempo potremo raccogliere un numero di dati sempre maggiore e quindi riuscire più dettagliatamente a capire processi che ancora nel mondo di oggi non riusciamo. Tutto è una frase fatta, ma tutti dicono che i big data sono il petrolio dell'oggi ed è evidente come per proprio la conformazione dei big data questi abbiano un'applicazione trasversale su tutti i principali settori economici. L'evoluzione ovviamente non la so, non essendo io un tecnico specifico, quello che posso capire dal mio osservatorio è che c'è sempre più richiesta rispetto a quella delle competenze legate ai big data e ad oggi ancora non siamo in grado al 100% di dare una risposta a questa richiesta, quindi per cui dobbiamo capire quali sono gli strumenti per offrire alle aziende queste competenze ed è per questo che è necessario lavorare insieme aziende, enti di formazione, soggetti intermedi, enti pubblici per capire insieme qual è la strategia migliore
nel disegno di posizionare la regione Emilia-Romagna come lab per eccellenza dei big data, non solo in Italia ma anche all'estero. Oggi i dati hanno talmente tanta importanza che i brand non possono non analizzarli, anche durante il lancio di un prodotto. Prima è bene sempre analizzare le conversazioni, cosa si dice di un determinato mercato, perché con big data è davvero possibile fare delle vere e proprie indagini di mercato. Il mondo dei big data è agli esordi, anche secondo il parere di Gartner era nel 2013 all'apice delle aspettative, in 10 anni sarebbe arrivato nelle aziende. Questi 10 anni stanno arrivando e le aziende si accorgono del valore aggiunto che forniscono i big data, l'analisi appunto dei dati non solo relativi al business proprio dell'azienda, ma anche a tutte quelle secondarie fonti di dati che comunque hanno influenza e appunto permettono di migliorare la conoscenza dell'azienda.